Cari amici, innanzitutto un augurio di buon anno da parte mia a tutti voi, con la speranza che il 2020 sia un anno pieno di salute e di soddisfazioni e di tranquillità e serenità, che ne abbiamo bisogno tutti quanti. Ma detto questo, passiamo alle nostre lezioni. Allora, se vi ricordate, nella precedente lezione abbiamo incominciato a parlare dell'equazione di una retta che è tangente ad una ellisse. In questa lezione invece parleremo sempre dell'equazione della retta tangente all'ellisse, ma applicata ad un caso astronomico. Alla fine di quella lezione avevo detto che avrei fatto un esempio considerando il moto orbitale di un pianeta intorno al Sole, ma con il senno di poi mi sono reso conto che prendere in considerazione il moto orbitale di un pianeta è piuttosto riduttivo per quanto concerne il calcolo della velocità orbitale del pianeta, perché come tutti quanti noi sappiamo i pianeti del nostro sistema solare orbitano su orbite ellittiche, ma sono praticamente quasi tutte circolari, a parte Mercurio che ha una certa eccentricità. Allora, per poter fare capire come variano le velocità orbitali degli oggetti celesti intorno al Sole, ho scelto degli oggetti che hanno una forte eccentricità e quindi hanno anche delle variazioni di velocità orbitali molto elevate. A questo proposito io ho scelto quelli che vengono chiamati comunemente gli asteroidi e più in particolare ho scelto un asteroide di forte eccentricità che si chiama Icarus. Icarus è un asteroide che appartiene alla famiglia, alla grande famiglia dei Near Earth Asteroids, che in termini pratici vuol dire che sono delle famiglie di asteroidi che orbitano su orbite e con dei semiassi maggiori che sono praticamente confrontabili con il semiasse maggiore della Terra. Solo che questi oggetti, a differenza dei pianeti, hanno delle forti eccentricità, per cui ora si avvicinano molto al Sole e ora si allontanano altrettanto dal Sole. Ma al tempo stesso questi asteroidi hanno anche l'opportunità di intersecare l'orbita della Terra e quindi sono in alcuni casi potenzialmente pericolosi. Ma vediamo più in dettaglio questa famiglia dei Near Earth Asteroids. Questa grande famiglia contiene in sostanza tre tipi di famiglie: la famiglia Atena, la famiglia Apollo e la famiglia Amor. La famiglia Atena è costituita da una serie di asteroidi di piccole dimensioni che girano intorno al Sole con delle orbite che hanno dei semiassi maggiori leggermente inferiori a quello che ha la nostra Terra. Però proprio per il fatto che sono degli oggetti con delle centricità estremamente elevate, anche questi asteroidi di tipo Atena attraversano l'orbita della Terra e quindi in alcune circostanze si portano vicini alla nostra Terra. Lo stesso discorso si può fare per gli asteroidi Apollo, di cui Icarus è uno di questa famiglia, e questi asteroidi Apollo hanno dei semiassi maggiori delle loro orbite che sono confrontabili più o meno a quello che ha la nostra Terra, leggermente superiore, diciamo. Però anche questi asteroidi, essendo molto eccentrici, hanno l'opportunità di attraversare l'orbita terrestre e quindi portarsi in certe condizioni molto vicini alla Terra. Infine abbiamo un'altra sottofamiglia dei Near Earth Asteroids che si chiama la famiglia degli asteroidi Amor. Questi asteroidi Amor hanno però per fortuna un'orbita eccessivamente grande perché hanno dei semiassi maggiori che interessano praticamente l'orbita di Marte e quindi non vengono mai nelle vicinanze della nostra Terra e il pericolo di impatti o di avvicinamenti eccessivi di questi oggetti è praticamente da escludere. Ma allora adesso vediamo in particolare
le caratteristiche di questo asteroide di nome Icarus. Questo asteroide di nome Icarus è un asteroide relativamente piccolo perché ha appena un diametro di circa un chilometro ed ha un semiasse maggiore della sua orbita di 161.257.000 chilometri. Però, come abbiamo detto, ha un'eccentricità molto elevata perché, come vedete qui, l'eccentricità è di 0,826838524. Non vi spaventate se vedete tutte queste cifre, ma io, come avete potuto capire, mi diverto molto con le cifre e mettendole tutte quante come quelle che vengono fuori da una calcolatrice, proprio per dare anche a voi la possibilità di effettuare i calcoli con la calcolatrice e vedere se eventualmente ho commesso degli errori o meno nei calcoli che seguono poi tutto il discorso. Quindi, come vedete, questa è un'eccentricità elevata. Vi ricordo che la Terra ha un'eccentricità di appena 0,016, quindi è praticamente un centesimo rispetto al semiasse maggiore, mentre in questo caso è di 0,82, quindi 8 decimi, e quindi vuol dire che è un'orbita decisamente eccentrica. Tanto per avere un'idea di come è l'orbita di Icarus intorno al Sole, potete fare riferimento a questa figura che è in scala, in cui ho rappresentato solo un quarto dell'orbita di Icarus, in cui in questo punto vedete F1 che rappresenta la posizione del Sole, e l'asteroide Icarus rivolve intorno a questo punto F1, quindi rivolve intorno al Sole, su questa orbita che, come vedete, è molto schiacciata e quindi è molto eccentrica. Allora, per poter andare avanti nel discorso e arrivare poi alla fine a calcolare la tangente, quindi la retta tangente in un punto qualunque dell'orbita di Icarus, dobbiamo fare degli altri conticini. Innanzitutto possiamo calcolarci il valore di C. Il valore di C rappresenta la distanza tra l'origine dell'ellisse, quindi dell'orbita di Icarus, rispetto al fuoco F1 che rappresenta la posizione del Sole. Quindi questa distanza viene chiamata C. Ma C è nient'altro che il prodotto del semiasse maggiore dell'orbita di Icarus per l'eccentricità dello stesso asteroide, quindi A per E, e questo prodotto mi dà un valore di 133.333.500 km. Chiaramente questi dati sono così approssimati a qualche centinaia di chilometri, proprio perché le perturbazioni planetarie inducono delle variazioni negli elementi orbitali, e di conseguenza questi valori non possono essere presi in valore assoluto, ma comunque sono molto vicini alla realtà. Pertanto, da questi elementi, dal valore di A e dal valore di C, noi siamo in grado di calcolarci appunto il valore di E, perché abbiamo detto che E sarebbe uguale a C fratto A. Ma se vogliamo sapere qual è il punto più vicino e qual è il punto più lontano di Icarus dal Sole, dobbiamo moltiplicare il semiasse maggiore A per 1 meno E, 1 meno l'eccentricità. E in questo caso, se facciamo i conti, noi otteniamo un valore di appena 27.923.500 km, mentre l'afelio è dato semplicemente dal valore di A che moltiplica 1 più E, 1 più l'eccentricità. E questo valore, e quindi quando Icarus raggiunge il punto più lontano della sua orbita dal Sole, quindi con un angolo di 180 gradi rispetto all'angolo che aveva quando è partita dal perielio, ecco che noi avremo un valore di 294.590.500 km. Inoltre abbiamo anche altri elementi che ci fanno capire come effettivamente è piazzato questo asteroide nello spazio. Icarus ha una inclinazione sul piano dell'eclittica, sul piano quindi secondo cui la Terra rivolve intorno al Sole, di 22,854. Questo valore è abbastanza elevato dell'inclinazione rispetto al nostro piano orbitale,
preserva da eventuali scontri di questo asteroide con la Terra, perché chiaramente se fosse coplanare con la Terra, le probabilità di avere un incontro tra l'asteroide e la Terra sarebbe molto più frequente. Quindi, avendo un'inclinazione abbastanza elevata, la probabilità scende. E inoltre il periodo di rivoluzione, quindi il periodo orbitale di Icarus intorno al Sole, è di 408,778 giorni, quindi è leggermente più grande di un anno terrestre. Come abbiamo detto, Icarus rivolve su un'orbita più o meno analoga a quella della Terra, ma inclinata di 22,8 gradi, e chiaramente ci saranno dei momenti in cui sia la Terra che Icarus nel loro movimento orbitale si troveranno relativamente vicini tra di loro. È stato valutato che sia un incontro ravvicinato di Icarus alla Terra ogni 9 anni, poi dopo 19 anni, poi dopo 28 anni e così di seguito. Quindi, come vedete, c'è questa sequenza temporale in cui periodicamente Icarus si porta vicino alla nostra Terra. E diciamo che il prossimo incontro che avremo con Icarus, ovviamente è un incontro ravvicinato ma senza alcun impatto del medesimo sulla superficie terrestre, avverrà il 13 giugno del 2024, in cui Icarus raggiungerà una distanza minima dalla Terra di appena 8,8 milioni di chilometri. Quindi, se pensate che queste orbite della Terra e di Icarus sono sui 150-160 milioni di chilometri, quando ci troviamo un oggetto vicino appena a 8,8 milioni di chilometri, vuol dire che effettivamente è molto vicino a noi. Però chiaramente la distanza è grande e di conseguenza questo asteroide non impatterà sulla Terra. A proposito di impatti, dobbiamo dire una cosa: che ammesso che questo asteroide possa impattare con la superficie terrestre, avendo un diametro, questo asteroide, di appena un chilometro, impattando sulla Terra è in grado di creare un cratere delle dimensioni di circa 18 chilometri. Quindi diciamo che ogni asteroide che ha un certo diametro crea poi, impattando sulla Terra, un cratere che è più grande di 18 volte il diametro dell'asteroide stesso. Però questo impatto crea una energia distruttrice molto forte, perché pur creando un cratere di 18 chilometri, in realtà proprio per l'energia enorme di questo asteroide che impatta sulla Terra, è tale da distruggere praticamente una parte dell'Italia settentrionale. Quindi diciamo che in linea di principio potrebbe sparire praticamente il Piemonte, la Val d'Aosta e anche la Liguria, e quindi ci avrebbe un effetto distruttivo abbastanza importante. Per fortuna questi impatti sono estremamente rari, perché è stato calcolato che un impatto di questi tipi di asteroidi può avvenire ogni, diciamo, 500.000 anni. Però nel nostro spazio circostante abbiamo all'incirca 1.500 asteroidi potenzialmente pericolosi che potrebbero impattare sulla Terra. Quindi diciamo che probabilmente non avremo nella nostra vita l'occasione di assistere a nessun evento catastrofico del genere, però diciamo che nel corso di alcune migliaia di anni potrebbero effettivamente effettuarsi degli impatti di asteroidi aventi queste dimensioni relativamente piccole. A questo punto andiamo avanti nei conti per ottenere tutti gli elementi che poi ci permetteranno di calcolare sia la velocità orbitale, quindi come modulo dell'asteroide Icarus, e sia la direzione, quindi l'angolo secondo cui sono orientate queste velocità. Allora, il primo elemento che prendiamo in considerazione è il semiasse minore dell'orbita di Icarus. Il semiasse minore, se vi ricordate andando a vedere le lezioni precedenti,
relative all'ellisse è dato dalla radice quadrata del semiasse maggiore dell'orbita di Icarus al quadrato meno la distanza che esiste tra il centro dell'ellisse e il fuoco, quindi il centro dell'ellisse e la posizione del Sole al quadrato, tutto quanto sotto radice quadrata. Sostituendo i valori di A di 161 milioni, di C che è 133 milioni, elevando il quadrato e mettendo sotto radice, otteniamo un valore di B che è uguale a 90.697.287 km. Quindi praticamente l'ordinata Y dell'ellisse che incontra appunto questo asse corrisponde a circa 90 milioni di chilometri. Quindi, come vedete, qui abbiamo 90 milioni, qui ne abbiamo 161, per cui, come si può vedere dalla figura stessa, è un'ellisse abbastanza schiacciata. A questo punto vediamo come è possibile calcolare un punto sull'orbita dato un certo angolo θ che viene contato dall'origine partendo dalla posizione del perielio, quindi nella direzione, diciamo, origine Sole-perielio. Ecco, questo angolo θ parte da 0 gradi, cresce in maniera positiva e arriva a 90 gradi quando raggiunge l'asse delle Y, poi continua ad aumentare per andare dalla parte opposta della lavagna che non è riportata e quindi raggiunge i 180 gradi quando si trova all'afelio, quindi nella posizione più lontana dal Sole, per poi di nuovo ripercorrere l'orbita, ripassare per l'asse negativo delle Y e a 270 gradi e ritornare nell'origine, quindi nel perielio, a 360 gradi o 0 gradi che dir si voglia. Allora, se noi vogliamo calcolare le coordinate x e y riferite a questo sistema di assi dell'asteroide Icarus in una posizione qualunque, dobbiamo impostare un sistema di due equazioni. La prima equazione è ovviamente l'equazione dell'ellisse, che in questo punto ha coordinate x0 e y0, ecco che l'equazione dell'ellisse in questo punto P è data da x0 al quadrato diviso a al quadrato più y0 al quadrato diviso b al quadrato è uguale a 1. Questa è la prima equazione, però la seconda equazione è data dalla semiretta che parte dal punto O e raggiunge il punto P attraversando l'ellisse. E questa semiretta è funzione del valore dell'angolo θ, perché la y0, quindi il valore della y del punto P nel punto 0, è uguale alla tangente di θ per x0. Per cui se noi abbiamo la x0 e il valore di θ, siamo in grado anche di calcolarci il valore di KO che rappresenta appunto la y0. Combinando queste due equazione, quindi sostituendo il valore di y0 in questa prima equazione e svolgendo un po' di calcoli, si arriva alla determinazione del valore di x0, che è uguale a più o meno la radice quadrata di a quadro per b quadro diviso b quadro più a quadro per tangente quadro teta, tutto quanto sotto radice. Per cui qui si ottengono due valori di x0, perché chiaramente io posso ottenere un valore di x0 riferito, diciamo, a questo primo quadrante, ma posso anche ottenere il valore di x0 negativo, perché qui abbiamo una radice, e quindi noi otteniamo praticamente due soluzioni. In questo caso noi prendiamo la soluzione relativa al primo quadrante che vedete qui disegnata. Quindi y0 uguale a tangente di θ, θ può essere questo angolo generico che io ho disegnato così per semplicità a 45 gradi, per il valore di x0. Quindi questa è semplice trigonometria piana che ci permette di risolvere questo triangolo rettangolo OPH. Ma a questo punto, per poter andare avanti nel discorso e vedere
qual è la direzione che assume la retta tangente nel punto P all'ellisse, dobbiamo andare a rivederci la lezione precedente, cioè la lezione 108, in cui dopo alcuni passaggi eravamo riusciti ad arrivare alla dimostrazione del valore del coefficiente angolare di questa retta che è tangente all'ellisse dell'orbita di Icarus. E questo valore di m è uguale a meno x0 b quadro diviso y0 a quadro. Questa quantità, negativa in questo caso, perché se poi andate a vedere la lezione 108, viene proprio fuori questo valore, in cui noi, se conosciamo i valori di x0 e y0 calcolati precedentemente in funzione dell'angolo teta, quindi basta avere un angolo teta e noi siamo in grado di ottenere x0 e y0, lo andiamo a sostituire in questa formula e otteniamo il valore del coefficiente angolare di questa retta tangente all'orbita di Icarus, dalla quale si ricava direttamente poi il valore dell'angolo alfa, quindi questo valore dell'angolo alfa rispetto all'asse delle x, perché alfa è nient'altro che l'arco tangente di questo coefficiente angolare m. Per cui se andate ancora a vedere sempre la lezione 108, l'equazione della retta che risulta poi tangente all'orbita di Icarus è rappresentata da questa relazione, cioè che la y generica è uguale alla mx, quindi coefficiente angolare per il valore generico di una x, più b al quadrato fratto y0. A questo punto, se noi passiamo dal caso, diciamo, puramente geometrico in cui abbiamo ottenuto l'equazione della retta che risulta tangente all'ellisse, quindi all'orbita di Icarus, passiamo al caso dinamico e siamo in grado anche di conoscere il valore della velocità che ha Icarus sull'orbita ellittica. E quindi noi siamo in grado di calcolare, oltre alla direzione di questa retta, che come abbiamo visto ha questo coefficiente angolare che dipende dalla tangente di alfa, qui tra l'altro ho messo tra parentesi il segno meno proprio per indicare che in questo caso la retta ha una pendenza negativa, quando poi si va nell'altro quadrante la pendenza passa poi da 0 gradi per aumentare e diventare positiva. Comunque in questo caso, che ho disegnato sulla lavagna, ha un valore negativo. Ma vediamo adesso di trovare quanto ammonta effettivamente la velocità orbitale in un certo punto dell'orbita di Icarus. Quindi se noi andiamo a considerare l'energia totale del sistema, l'energia totale di un sistema costituito dal Sole e da un asteroide è data dall'energia cinetica, quindi dalla velocità che ha un oggetto nell'orbita, più l'energia potenziale. E questa quantità è una quantità costante. Però l'energia totale si esprime con il valore di meno mu fratto 2a. Qui bisognerebbe fare tutta una dimostrazione, però ve la risparmio perché la vedremo poi quando faremo il corso di fisica in cui parleremo appunto di energia totale, potenziale cinetica. Comunque prendete per buono questi valori, quindi l'energia totale è data da questo valore meno mu fratto due volte il semiasse maggiore, che è uguale a v al quadrato mezzi, che rappresenta l'energia cinetica a parte il valore della massa, meno mu diviso r. Ecco, in questo caso voi mi direte, ma mu che cosa rappresenta? Questa è la costante di gravitazione planetaria, che è data dal prodotto della costante di gravitazione universale g per la massa del Sole. In realtà la formula corretta sarebbe data da mu che è uguale a g per massa del Sole più massa dell'asteroide. Però, come abbiamo detto, sia l'asteroide ma anche un pianeta come la Terra sono dei corpi che hanno una massa relativamente piccola rispetto a quella del Sole, per cui si può in prima approssimazione assumere che la massa dell'intero sistema costituito da Sole più asteroide coincida con la massa del Sole. Quindi G per M
dove gira presente la costante di gravitazione universale, che ha questo valore di 6,67408 per 10 alla meno 20 km cubi diviso chilogrammi per secondi quadri. Anche questi valori si possono poi dimostrare, ma lo vedremo in un'altra occasione. Mentre la massa del Sole è di 1,9894 per 10 alla 30 kg. Quindi se andiamo a moltiplicare G per massa del Sole otteniamo questo numero fantastico, che è di 132 miliardi 754 milioni 125.300 km cubi al secondo quadrato. E questo, diciamo, è il valore di mu. A questo punto direi di chiudere questa lezione, anche se il discorso sulla velocità orbitale tangenziale di Icarus non è completato, però visto che ci sono ancora parecchi conti e parecchie dimostrazioni da fare per poter arrivare a questo risultato finale, direi di sospendere questa lezione e rimandarvi tutti quanti alla prossima lezione, in cui completeremo il discorso sulla velocità tangenziale dell'asteroide Icarus. Quindi arrivederci a tutti alla prossima lezione.